Brahms. Che spettacolo! Dal 1 agosto all'Università degli Studi di Teramo. Ad aprire la terza giornata del campionato, come di consueto, c'è l'anticipo del sabato, che vede contendersi 3 punti dai padroni di casa del Loreto, reduci da 2 pareggi, e dal Monte Giorgio, caccia di punti per restare nelle parti alte della classifica. Dopo un minuto di raccoglimento per la scomparsa del presidente della Repubblica Ciampi, è il Loreto ad avere la prima occasione della partita, su corner, al 6° minuto. Ciminari passa la palla per Garbuia, che fa una sponda per Agostinelli, che lascia partire un tiro che viene facilmente parato da Falcetelli. Al 24° si accende la partita. Agostinelli si accentra e lascia partire un bolide dalla tre quarti che si infrange sulla traversa e regala un facile tap-in per Bruciapaglia, che porta in vantaggio la formazione di casa. Un minuto dopo, al 25°, Ferranti approfitta di un pasticcio di Baleani e si trova tu per tu con Tomba, che lo ipnotizza e conquista una rimessa dal fondo. Al 35°, un'ingenuità dello stesso portiere Tomba può costarcare alla formazione mariana, ma Minnella spara al lato. Al 39°, dopo una discesa solitaria, Scoppa regala una bella palla ad Agostinelli, che in area si libera con una magia e viene atterrato. Non ci sono dubbi per l'arbitro, che è il rigore. Morricone si presenta sul dischetto, ma viene disinnescato da Falcetelli. Il calcio è strano e al 45°, su una punizione scodellata in mezzo da parte di Ruggeri, la Briola impatta e regala il pari allo scadere alla formazione ospite. Le formazioni sono invariate nella ripresa. Al 9° minuto del secondo tempo la prima occasione per il Loreto, con Agostinelli che passa la palla a Garbugli in area, che si gira ma strozza troppo il tiro. Al 20° Ruggeri batte il corner, ma l'arbitro fischia un fallo di Baleani su Minnella, che dal dischetto viene disinnescato da Tomba, ma più lesto di tutti, il numero 9 rosso-blu, ribadisce in rete. La partita si combatte a centrocampo, fino al 46°, dove c'è l'episodio che potrebbe chiudere la partita. Polini ne salta uno e fa saltare i nervi Aristè, secondo giallo per il difensore giallo-verde e doccia in anzitempo. Al 93°, quando tutto sembrava perduto, il subentrato Massaccesi coglie l'attimo su un capovolgimento di fronte e pareggia il conto allo scadere, facendo esplodere i tifosi di casa. Punteggio finale di 2-2, un punteggio dolce amaro. Dolce per il Loreto, che acciuffa il pareggio al 93°, e amaro per il Monte Giorgio, che già pregustava i 3 punti.